Carissimi, benvenuti anche oggi al nostro appuntamento con una parola al giorno. Oggi abbiamo due parole che mi sono state suggerite da persone diverse, ma che stanno bene insieme. Le ho messe insieme perché sono usate oggi quasi come sinonimi, spesso come sinonimi. E le parole sono sincero e ingenuo. Come vedete sono due aggettivi di uso comune, ma hanno entrambi delle etimologie interessanti. Partiamo da ingenuo. Dunque, oggi come utilizziamo questa parola? Una persona ingenua è una persona che è sostanzialmente semplice, non riflette più di tanto sulle cose, non approfondisce più di tanto e quindi spesso anche non si accorge di alcuni elementi della realtà e quindi in qualche modo si accontenta di una parte superficiale della realtà. È una persona schietta, anche sincera, ma soprattutto semplice. Da dove deriva questa parola? Deriva dall'unione di in, ovviamente dentro alla latina, e da questo verbo qui che è gigno, che è un verbo che significa generare. Quindi l'ingenuo in realtà, in origine, non significava questo, non aveva il significato che diamo oggi a questa parola, ma significava nato dentro, generato dentro. Era una persona, soprattutto presso gli antichi romani, della quale si conosceva perfettamente l'identità del padre. E quindi l'ingenuo era quello che si differenziava, ad esempio, dagli stranieri, dai servi, dagli schiavi. Era una persona quindi vera e essendo nata lì, quindi indigena, tra l'altro la parola indigeno ha la stessa identica origine, essendo nata in quel posto lì si conosceva tutta la sua storia e quindi si dava per scontato anche che fosse una persona verace, cioè una persona sincera, schietta, franca. Poi da lì il significato si è in qualche modo dilatato fino a ricoprire anche un'accezione abbastanza negativa, perché la persona ingenua è comunque sia è una persona a cui manca, nel significato che diamo oggi, una certa profondità. Quindi l'ingenuo, però in origine il significato era nato dentro, cioè nato nel proprio paese, indigeno, sinonimo di indigeno. L'altra parola è sincero, e anche questa parola è molto affascinante. Sincero, noi lo sappiamo, questa parola è il significato appunto di una persona che dice sempre la verità, una persona schietta, quindi è una connotazione molto positiva questa qua, della parola sincero. E qui c'è una etimologia abbastanza controversa, io vi presento le due tesi più gettonate. La prima parte della parola, quel sin che vedete, sarebbe sine alla latina, quindi senza. Senza cosa? Senza c'era. Questa è diciamo, la versione più semplice dell'etimologia, ma che anche ci restituisce un significato abbastanza pregnante. Sine c'era. Senza c'era, cioè senza uno strato che ricopra, senza una maschera, senza una vernice sopra. Una persona sincera è una persona senza maschere. Se non si deve nascondere dietro a nulla. Oppure un'altra tesi è che appunto ci sia sine e scar, che in realtà è la radice di una parola che troviamo in tante lingue antiche, soprattutto in lingue slave, non in latino, che significa in sostanza rifiuto, inquinamento. Tra l'altro è la stessa radice, sembra sia la stessa radice di sterco, quindi proprio senza sinescar, sarebbe senza rifiuto, senza sozzura, senza sporco. Una persona sincera, una persona senza sporco, una persona pulita. Direi che anche l'ingenuo è una persona pulita. Solo che nel linguaggio odierno, sincero ricopre accezioni solo positive. Ingenuo invece è una parola un po' più ambigua perché ha dentro di sé una parte positiva, ma anche degli aspetti negativi.
Quindi si usano, sono sinonimi, ma si usano in occasioni diverse. Ecco, ingenuo e sincero. Grazie, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Thank you.